Se tuo figlio ha un cuore rosso nero come il suo papà, allora non perdere l'occasione di farlo partecipare al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che anche tu avresti voluto fare alla sua età. Sport Eventi collabora da anni col Milan per organizzare camp estivi che ogni anno accolgono ragazzi dai 6 ai 16 anni da ogni parte del mondo, in suggestive location come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e Altopiano di Asiago. E allora non perdere questa occasione. Vai sul sito www.sporteventi.com e iscrivi subito tuo figlio. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Maturo. Poca cipolla. Cazzo guardi la tua trasmissione? Lo volevo dire io che questa sarà una puntata senza piccante, senza cipolla, martedì 19 dicembre. Bentornati su Radio Rossonera, oggi puntata speciale perché oltre a Cascoman, Leonardo Menini, abbiamo Marco Scorticati, H. Voice Flute. Che vuol dire? Flute di champagne. Sono musicista. Ah, non è flute di champagne? No, magari. Cioè, partiamo subito con una grandissima delusione, ragazzi. Però il nostro ascoltatore, come vi abbiamo già mostrato tante volte, quando venite a trovarci, vi portiamo dentro i trasmissori. Sì, allora, io ribadisco, meglio le donne. Sì. Poi dopo, se venite... Meglio con l'alcol. Con Marco, vi portiamo dentro. Siamo andati a mangiare, gli abbiamo scroccato il pranzo, Marco, si può dire. Sì, si può dire. Tornerai, Marco. Volevo dare un consiglio a tutti, non scrivete mai ad Edo si va a mangiare una pizza perché poi finite male. Che mangia due, ne mangia due. Fabio De Luigi, sei un po' Fabio De Luigi? No, va bene. Cioè, è vero, un pochino. Però, raga, c'è solo una cosa da dire. È la copertina più bella di sempre di Lunch Press. Facciamo i complimenti a Kevin, applausi, bravo, regia. Kevin. Complimenti. Del resto, ragazzi, Pobega, Leo? Pobega rischia di aver finito la stagione, Okafor lo rivede nel 2024, però Pellegrino e Sportiello... Tu come ti senti, Marco? Io sento un dolore al sole che non vi dico, però... Quindi avvia altri due. Allora, se volete vi leggo... No, tutti vestiti il nero, il mio è blu, Daniele. Vi leggo il comunicato perché non è semplicissimo. Perché Pobega ha riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell'anca sinistra. Non fa ridere, però. Sì, no, dal comunicato ieri c'è da dire: abbiamo scoperto nuove parti del corpo che non sapevamo dire. Puoi leggere precisamente il messaggio? Perché io sono rimasto, Marco. No, è questo. Allora, Pobega ha riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell'anca sinistra. La lesione è meritevole di nuovo controllo fra una settimana e di valutazione specialistica, al fine di scegliere il trattamento più opportuno. H super cazzola, perché poi arrivi alla fine, cos'è che dice questa roba? Tu cosa hai capito? Cosa si è fatto? Dico che tra poco mi iscrivo a un biennio di anatomia all'università che diventa espertissimo per capire i comunicati del Milan. Sono sempre più bravo, capisco tutto ormai. E Pobega invece lo stanno macinando per questo era Pobega, ma Okafor invece uscito dal campo dopo aver avvertito una sensazione crampiforme alla coscia sinistra. Questa mi ha fatto ridere tantissimo, una sensazione crampiforme, no, ragazzi. Aspetta, magari lo fosse stata, perché ha riportato invece una lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso. Verrà rivalutato fra una settimana. Ma adesso andiamo a collegarci con Milan Lab per farci spiegare un po' il contenuto di questi comunicati. Buongiorno, chef. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto volevo dirvi che l'abbiamo fatto in featuring con l'Accademia della Crusca. Esatto. Ah, per stendere comunicato stampa? Sì, semicramposo come la semicramposo, sì, dai, semicramposo. Com'è che è? È come no. Petaloso. Crampiforme. Bravo, era come petaloso, ve lo ricordate? No, petaloso, è vero, crampiforme. Esatto, le bambine elementari disegnano robe crampiformi. Quindi... Comunque, chef, non si sente un po' accerchiato? Altri due... Sì, altri duetti. Qualcuno schiava duetti, esatto. Di Calulu, lascio. L'ha vista la copertina con Mr. Pioli col quarto di bue in mano, chef? L'ho vista, complimenti. Fate poco gli spiritosi, che oggi già... Ho letto su non so su che giornale che Cardinale è arrabbiato per tanti infortuni. Ma speriamo, magari anche noi. Ma io lo faccio fino se lui prova a dirmi che sbaglio qualcosa. Ok? Da Cardinale lo facciamo diventare vescovo. Un prete di parrocchia. Fatto ridere anche a te, chef. Vabbè, ma Mr. Pioli in tutto questo cosa fa? Un panettone. Sta già I canditi? Sta già assaporando il panettone, Mister Pioli? Sì, non, diciamo che le brutte notizie non finiscono mai, no? Perché perdiamo due giocatori, però recuperiamo anche Pellegrino, che comunque non è una grande notizia. Sì. Abbiamo recuperato Pellegrino. E anche Sportiello. Ma io però, scusate, visto questo Simic, Che fate? Simic è davanti. Simic, per me Simic. Ma infatti io ho già chiamato Ignazio Abate, gli ho detto guarda se ti vuoi prendere Pellegrino se a Natale lo vuoi mettere a centro tavola non lo so, cioè, nel senso a me non credo serva. Infatti no, vabbè, ho chiesto a Musa se può pestargli il piede per sbaglio un po' con pochi sì perché Musa è il pezzo intercambiabile del gruppo, dovunque lo metti, si prende un pezzo qualunque di Musa. Pezzo lo... no, Musa qualunque compito gli dai lui lo fa, quindi deve spaccare un piede, si deve fare il giardino, si deve pulire gli spogliatoi, se non va l'acqua calda nelle donne ma poveraccio però sto ragazzo. Ah, sì, se anche esatto, se non va l'acqua calda, perché ha anche competenze di idraulica. Ma sa fare tutto Musa bravo. È veramente un giocatore completo. Sa suonare. Ad esempio, quanti giocatori del Milan, Marco, secondo te sanno? Abbiamo visto, adesso non vorrei dire. C'era un pianista. Sì, Adli suona al piano, ma ho visto, adesso mi sfugge quale giocatore in aeroporto, sai che adesso c'è la moda di suonare il piano, Perin. Che bello. Perin, bravo. È una roba che non lo so, perché la musica l'associa a qualcosa comunque di cultura, di cosa, no? Ho imparato a suonare la marcia funebre. Mister, ma il regalo a Rade per Natale l'abbiamo già preso? No, l'ho fatto reso su una zona. Ah, già che ha litigato. Ma in scarpe da ginnastica Krunic addirittura, c'è neanche... Cioè, quasi fuori rosa, no. Ragazzi. Allora, perché giocando in allenamento col ditone aveva bucato le scarpe, no? Okay. Allora io gliele volevo regalare per Natale, dopo però abbiamo discusso, lui non vuole rinnovare il contratto, allora io l'ho mandato indietro, lui sta giocando con le scarpe da tennis, perché poi col milioncino che prende al Milan, giustamente è difficile, non ci si può permettere un paio di scarpe nuove. Potrebbe andare all'Inter. Sì. Ma no, che dopo quando vanno all'Inter facciamo Cialanoglu Bisco. E infatti. Vabbè, raga, invece io all'Inter. Sì. Ieri ho visto uno che ha fatto fare un thread su qual è il problema, quali sono i problemi del Milan, e c'era sempre Mister Pioli quando allenava l'Inter, una volta con lo stemma dell'Inter qua, l'altra con la cravatta nera azzurra, eccetera eccetera. Ma raga, come sta Zlatan? Perché mi è diventato un po' cagionevole, una volta la febbre, una volta il raffreddore, una volta questo, quell'altro. Zlatan, capisco la vecchiaia, però... No, mi hanno detto fai attenzione, che non sei più giovane, recupera bene prima di uscire di casa, copriti bene, adesso vediamo, 2024 è vicino, sì. Penso per gennaio, dopo Epifania ci vediamo. Ma dove? Vabbè, chi? Okay, fa le vacanze pure. Ma chi? Lui, ma a Milanello? Tanto... Cioè dobbiamo aspettare Epifania? Quando ho 10 minuti passo, dai, vengo a fare un saluto. Sì, ti piagano fior fior di soldi, Zlatan, cioè... No, non credo.
Beh, quello non si sa, quanto ti pagano, Zlatan? Esatto, chiediamo a te. Non lo so, gettone presenza, ogni secondo che sto a Milanello... ogni gettone presenza. Ma invece Marco, per diventare ricchi nel mondo della musica? Chi devo chiamare? A chi devo chiedere? Me, poi ti spiego un paio di trucchi. Ah sì? Certo. Beh, oh, fatemi dire, conosco, raga. Sì. Lo conosco. Allora, però, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo da Gianmaestro, perché okay. è Natale, c'è panettone, ci sono persone al mondo che non hanno mai mangiato un panettone in vita loro. Sono le persone più... sfortunate di noi, come il Gianmaestro. Buongiorno. Un saluto. Io volevo chiedere gentilmente, sì, fare un appello. Sì. Se c'è qualche allenatore che mi dà un pezzo del suo panettone, non funziona così, però. Io ho atteso in vano l'esonero di qualche collega, una chiamata. L'avvoltoio. Sì, veramente. Cioè, volteggiavo. Io ero lì che volteggiavo. Io tra l'altro poi dico a chi mi ingaggia per sostituire un allenatore sonerato che porta Musacchio, sarà quello il problema. Forse. Io magari comincerei a non dire più quella cosa. No, non sottovalutate Musacchio, che è un giocatore ma forte, no, ma per carità, no. Per carità, senza squadra da un anno e mezzo. E poi con due spicci si riporta Suso a casa. Io sono innamorato di Suso e lui verrebbe con me, quindi è chiaro che si potrebbe far concorrenza alla Padula al Cagliari portando Suso nella propria squadra, quindi pensateci, donate un le faremo sapere, maestro. Lo prendo come un no, l'ultima esatto. volta che mi sposto così non vedevo più neanche l'immagine del profilo su WhatsApp. Esatto. Questa l'ho capita solo io, ma è bella. A proposito di musica, musica maestro, sì. Clarence musicista. A posto. Allora, se devi parlare di qualcuno che sa suonare uno strumento, io sono un ottimo suonatore di percussioni. Sì. Ma anche Holly suona bene la tromba. Sì. Sì, però la mia fa un suono diverso. Quale? No, anche il tamburo comunque. Clarence anche il tamburo volendo. Clarence anche sì. Sì, esatto. Ma invece tu? Io? Io sono il flauto dolce. Cioè quello che a scuola davano. Ragazzi, a scuola. Ragazzi, esatto, il coronamento di una vita. Prima la passa a suonare il flautino e poi adesso suona l'ancia. Mia mamma mi odiava. Io conosco tante ragazze che suonano bene. Sì. Perfetto, Olli, perfetto. Perfetto. Che suonano bene. Sì. Ma ad esempio, però, è uno strumento più maschile o femminile? Ci sono un sacco di ragazze che lo suonano. Sarà un caso. Sì, però ragazzi, non me sto sudando, esatto, ma anche bene, tra l'altro. Sì. No, per carità. Perfetto. Ma infatti io mi chiedo, un maestro di musica come Marco. Ma fare un discorso serio in questo caso. No, ma perché un maestro di musica come Marco che va a insegnare in giro per l'Europa e poi viene a Lunch Press, capito? E viene coinvolto da questo. E claro, e gli parliamo del flauto, delle ragazze che suonano il flauto, però anche noi ragazzi. C'era Marilyn Manson che era bravissimo a suonare il flauto. E agghiacciante. Non ci sto capendo più niente. Tu ci stai capendo qualcosa? No, però, allora gli ho fatto vedere, raga, Marco, mi raccomando, tu entri in questo momento qua della scaletta. Sì, semplicemente tre quarti di un foglio vuoto. Praticamente, però comunque non c'era la scritta. Questa non c'era, quella non c'era. L'ho aggiunta in fretta e furia per però c'è scritto anche allora, se io vi faccio se io dovessi dire Lele. Ma voi no. L'avete chiamato come Kevin Costner di Noartri. Ha preso questa deriva la Kevin Costner, la balla con i lupi. Camel, balla con lo lupo. No, sì, con i coyotes, ci sono i coyotes. Willy il Coyotes alla sinistra fortissima, non credo. Non lo prendevano mai, Camel. L'hai mangiato il panettone stamattina? No, io il Pandoro pucciato. Ah, Pandoro, scusa. Pucciato nel caffè latte, Camel. Ecco, eviterei di fare commenti sul pucciare, eccetera. Sì, Olli, non importa. Dal flauto. Dice, a Natale venite a fare un salto al museo di Montevideo. Ma guarda, Lele, non so, cosa c'è al museo guardo di Montevideo? L'agenda.
Ma come guarda la gente? Guarda che per, cioè, per visitare quel museo lì è lunga la fila, sì, immagino. Gratis, cioè. Beh, ti facciamo sapere, sì. Non è vicinissimo. Quest'anno sono esposti i parastinchi di Godin. Ah, caspita. C'è l'ora. Gente che viene da tutto, sì, il mondo, eh. Cioè, allora c'è il canino di Arrascaeta che ha perso nell'ultima rissa. Il canino di Arrascaeta. Io non so voi, ma io verrei, dopo. Sì, ma no, in caso. Gratis, ma si entra, allora, gratis, e gli studenti pagano, perché io ho ancora la tessera dell'università. Sì, però vabbè. Beh, sì, camera, tanto con l'università in Sud America. L'università, chiaro, decile, tutti fino a 60 anni sei ancora in corso, ovviamente, sei ancora in tempo. Perfetto, ma oltre ai parastinchi di Godin al canino di Arrascaeta, c'è anche l'occhio, chiedo, di Tatarusanu? No, quello purtroppo non ce l'hanno voluto donare, perché purtroppo Tatarusanu non è sudamericano. Però se ti interessa, abbiamo le trecce bionde di Forlan di quando aveva 12 anni. Sì, sì, ma no. Lele, mi sono dimenticato, tra l'altro, sì, io suono il citofono, sto vedendo, sto recuperando, sì, messaggi. Adesso, esatto, un po' di messaggi. Volevo dire una roba, mi sono dimenticato, ok. Volevo dire una roba, Lele, mi sono dimenticato, sì. Allora c'è un messaggio per Marco, sempre da Clarence. Ragazzi, scusate, potete chiedere a Marco dove ha trovato lui tutte quelle ragazze che sanno suonare? No, ha detto questo. Tra l'altro, è anche fidanzato, sì, se non sbaglio. Era. Sì, era. Prima di lancio, lancio. Eri fidanzato. Adesso quando torno non so la situazione, come si sta evolvendo. Se trovi le valigie fuori, sai perché. Poi suona perché dice: amore, guarda, mi sa che hai lasciato le chiavi dentro, perché sì, non girano. Sì. No, ha già cambiato la serratura. Ma ragazzi, da chi volete andare? Ah, c'è un messaggio per Spalletti. No, ma... E poi continuate a parlare della gente che non arriva a Natale, di quelli che non mangiano il panettone, e nessuno Mazzarri. Però nomina Mazzarri, sta facendo un campionato ottimo. Beh, con questo Napoli partite, che arrivava comunque da anni che giocava male. Aia. Quando c'era il pelato. Ma scusi, pensavo fosse gli auguri di Natale. Arriva gli auguri di Natale. Ah, gli ha detto che giocava male. C'è sempre gente che crede. Speriamo. Non fate. Troppo tardi. Ho sentito giocare male, quindi si parlava del Napoli di Mazzarri, del Napoli di Garcia o della Juventus di Allegri. Non c'è altra strada. No, qua hanno parlato del Napoli di due anni fa. Io penso che poi stasera ci sia una partita fondamentale poi per il Napoli contro il Frosinone, no? La Coppa Italia che poi è l'unica cosa che compete a loro con un allenatore così, perché è sì, ma non è che c'è sempre bisogno di insultare qualcuno, i suoi colleghi. No, è vero, il Napoli. Antonio, fammi parlare un attimo. Io la querelo, che Tonio Cartone. Perché io sono convinto. Senti Lupo Lucio come se la ride. Perché io penso che oggi c'è anche, come si chiamava l'altro personaggio, quello a Pois. Non c'era un personaggio a Pois? Io non si è visto. Non si è visto, vabbè. Puoi fare l'albero, scusa Marco. L'albero c'era? Ma può fare il Fantabosco. Esatto. C'ha la faccia da Fantabosco. Vabbè, il Fantabosco con Tonio Cartone e Lupo Lucio. Esatto. Che io vi si voleva dire che poi se magari la nazionale mi si lascia andare. Ma io non scusi, io faccio fatica a seguire. Se può parlare un po' meno in forma riflessiva, non capisco. Cioè chi parla, di chi? Di soggetto, chi? Oggetto, verbo. Per favore. Se poi tempo più avanti la nazionale soggetto mi si lascia mi si lascia chi la nazionale mi si lascia loro a me. Ma è riflessivo, ma perché devi rifletterci sopra, No, esatto. Ma si riflette nella pelata. Si riflette nella pelata, esatto. Per quello che lo usa a riflessi, probabilmente è quello, l'abbiamo scoperto. È quello. Se mi si lascia andare a allenare due o tre giorni in Napoli, vedrai che si vince ancora come l'anno scorso, non c'è altra strada. Ma non so perché oggi mi sto perdendo i messaggi, ma ce ne sono alcuni che sono meravigliosi. Balla col Luppolo, balla col Mas grande del Lupos. Quello ovviamente è la Padula. Vabbè, ragazzi, che dire, salutiamo il Mas grande, después la Padula e i lupi.
ciao Dani. Ci vediamo nel percorso. Ciao ragazzi, ciao Dani. È vero, potevamo far finta che eri Fabio De Luigi. Ma caspita, no, ce lo scrivono tutti. Senza nulla contro di te, Marco, però facciamo più bella figura, no? Comunque avete portato, puoi fingere di fare, ci puoi fare mille. Raga, è lui. È lui. Abbiamo portato Fabio De Luigi. Oh, adesso ci andiamo a collegare con Kinkero. Ce l'hai il numero, Morgan? Ce l'hai. E, che dire però, raga, degli infortuni? Vogliamo aggiungere qualcosa alle notizie che ci ha dato Leo in apertura di puntata? 29 infortuni, 19 muscolari, la squadra per distacco più falcidiata in una giornata positiva come quella di domenica a pranzo contro il Monza. Perdi tre giocatori, di fatto, uno prima Musà, due durante la partita, sei corto. Bennacer preconvocato tra l'Algeria, tra l'altro, altra notizia di oggi. Ismail Bennacer è stato preconvocato, quindi buona probabilità che lui vada in Coppa d'Africa insieme ovviamente a Chukwueze per la Nigeria. A gennaio siamo corti, ragazzi, perché Pobega a gennaio difficile, perché si sta valutando l'operazione. Okafor sì, ritornerà, però... bisogna vedere chi era stato fuori 50 giorni per un affaticamento, quindi non si sa. A gennaio a centrocampo rischiamo di essere molto corti, non solo a centrocampo ma anche in difesa. Chissà che Simic possa diventare il rinforzo di questa stagione. Marco, scusa, ci puoi fare così? Ma smetti come di farmi farle come ho... Ma io gente, faccio tutto quello che dobbiamo. Abbiamo Fabio De Luigi in studio, ma soprattutto, ragazzi, diamo il bentornato a Roberto Kinkero di Sky. Ciao Roby. Ciao ragazzi, come andiamo? Noi bene, te? Come stai? Ma io sulla carta avrei qualche settimana libera sulla carta. E nella pratica? E nella pratica, beh, allora ci sono state degli appuntamenti istituzionali, come l'ultima conferenza stampa dell'anno a Maranello, ci sono state varie premiazioni, per cui diciamo a casa comunque non è che si resta tantissimo, però almeno la prospettiva delle prime due di gennaio è abbastanza tranquilla. Poi scatteranno già le presentazioni e poi si andrà in Bahrain per i test per la prima gara. Non ti fermi mai. Ma allora in questo noi poi alla fine quello che volevamo sapere, Roby, è a Natale cosa si mangia a casa Kinkero? I tortellini, le lasagne, cosa? No, devo dire che sui tortellini ho già dato, perché è una tradizione nel pranzo di Natale a Maranello mangiare i tortellini. Vero? Sì, la zona, giusto. Perché ci sono tutti i prodotti della zona, per cui i tortellini e il lambrusco fanno parte della tradizione maranelliana. E io a Natale, ragazzi, devo ammettere, non posso mica raccontarvi bugia, siccome andrò a Scrocco, perché sarò Kinkero uno di noi a casa di mia sorella, per cui che è molto brava in cucina, per cui mi fido ciecamente di quello che fa, però non posso anticiparvi nulla, ve lo potrò dire chiamiamo certo. Proprio per sentire che cosa poi hai fatti, esatto. Però per restare di solito cedo già gli antipasti, gli antipasti arrivo a un certo punto che potrei già finire, poi si va avanti a oltranza. Sono quelle prove di forza che ognuno deve superare. Man versus food. È un po' come il ciclismo. Ho visto questo documentario sul ciclismo che dice che questo ciclista dice a un certo punto c'è il tuo corpo che dice basta, proprio non ce la faccio più, ma tu devi andare avanti. È un po' il mio approccio a Natale, questo, Roby. Sì, ma poi, però devo dire che se non altro. A differenza noi facciamo una vita dove spesso ci troviamo in posti a mangiare cose che neanche sappiamo cosa sono, no? che volendo è un aspetto anche è bellissimo, Roby, noi ti invidiamo per questo. Sì, però ragazzi, il prossimo anno il buon Stefano Domenicali ha messo in calendario 24 gare. Ma tu non le segui tutte o le segui tutte poi? Beh, io penso, sto provando a farne solo tra virgolette 20. Quindi non è che però sto provando a fare 23 su 24, non è tantissimo. E quelle che scarti in base alla distanza o a... perché sono troppo... Allora, magari ci sono delle gare per esempio complesse come la Cina, dove travisti, logistica un po', cioè a quel punto la tagli e sai che risparmi un sacco di rotture di scatole.
poi ci sono alcune altre gare dove comunque per esempio c'è Baku più Singapore. Allora andare a Baku e tornare non è un problema, andare a Singapore e tornare non è un problema, da Baku a Singapore visto che la settimana successiva è più un problema. E allora sì, magari, e poi quando ce ne sono tre di fila a volte la terza la tagli volentieri. Però attenzione, alcune delle gare tu dici fai solo 20 gare, però io per esempio la 24 ore di Le Mans non manco mai. Un paio di mondiale endurance me le faccio storica, ma no, perché noi pensavamo che tu le scegliessi non tanto in base ai visti, la comunità, sì, ma in base a alla quello cucina, che si mangia, esatto. Ma sai che in realtà quello che scopri poi andando in giro è che in questa rubrica gastronomica, no, che abbiamo con voi, esatto, di fatto noi, sì, vogliamo, noi vorremmo, sì, proporre poi a Sky un programma, esatto, di cucina condotto da Kinkaro, ma questo poi ne parliamo dopo. E se, guarda, ogni posto, se tu hai le dritte giuste da gente del posto, in realtà trovi sempre qualcosa che vale la pena. Poi chiaramente ci sono dei paesi che magari offrono un po' di più, però quando tu hai qualcuno del posto che ti indirizza bene non caschi mai male. Non c'è un paese dove dici casco proprio male, capito? Cene fantastiche in Messico, in Brasile, ma anche negli Stati Uniti, cioè per esempio noi andiamo a Gran Premio a Austin, ma a una trentina di miglia dal circuito c'è un posto dove fanno il barbecue texano, dove il barbecue sarà largo penso 4 metri di diametro, mamma, no, mia, e fanno veramente, adesso non ce ne vogliono i vegani, ma lì fanno veramente un barbecue pazzesco, pazzesco. Però no, l'abbiamo scoperto non il primo anno, l'abbiamo scoperto un po' dopo. No, ma abbiamo parlato della frollatura diversa della carne in quei paesi. Poi lì il barbecue è veramente una religione. Però lasciando il tema del cibo, hai visto, Roby, che abbiamo avuto altri due infortunati. Siamo a quota 29 stagionale. L'altra volta avevamo parlato dei piloti come degli atleti, no? Ci avevi spiegato quanto effettivamente la preparazione fisica, perché uno ignorante dice vabbè, quelli si siedono in macchina e guidano, in realtà ci hai spiegato che dietro c'è una preparazione proprio costruosa. Esatto, e come anche è cambiata la preparazione dal punto di vista degli allenamenti nella Formula 1 come in tutti gli altri sport. Ma a livello di infortuni ci domandavamo, primo, la Formula 1, cioè effettivamente l'infortunio cos'è? L'incidente poi di fatto è successo, per esempio Daniel Ricciardo quest'anno in una curva molto lenta del circuito di Zandvoort, una curva sopraelevata in pendenza, c'è stato un pilota che è uscito di pista davanti a lui e lui ha avuto un istante per decidere toccare le barriere o buttarsi a sinistra. Era una situazione difficile. Lui è finito contro le barriere ma andava talmente piano che da non seguire quello che è un consiglio base che ti danno nel motorsport: quando stai per picchiare lascia il volante perché il rimbalzo che ti dà il volante ti rompe il polso. E lui andava talmente piano da non pensare che non ha pensato che fosse necessario e alla fine si è rotto il polso, per cui intervento a Barcellona dal medico che ha operato Marquez e altri piloti, che non so quanto sia una garanzia dire che ha operato Marquez, sì, cioè non mi sembra il migliore dei biglietti da vista, comunque si è operato, ha saltato 4 gare e diciamo sì che gli infortuni per fortuna sempre più rari sono quasi sempre legati a degli incidenti in pista. Per il resto c'è perché stata pensavo qualche volta, No, perché pensavo, ad esempio, io ho un amico quarantenne che ha sofferto di sciatica. Non sono io, No, non ha sofferto mai di sciatica. Sì. Ad esempio, i piloti, è vero che sono più giovani, però mal di schiena. Soprattutto è importante che guidino non col portafoglio in tasca, perché sapete il portafoglio, no? Ti sbilanci. Guarda, io ti posso dire che Hamilton, soprattutto all'inizio dell'anno scorso, abbiamo visto che c'era questo fenomeno che si chiamava porpoising, cioè saltellamento, sì, delle vetture, che era innescato dall'effetto suolo, poi le squadre piano piano sono riuscite a risolvere. E c'erano delle macchine che saltavano come dei canguri in rettilineo.
Allora, Hamilton, a parte tutti gli anni, più volte l'anno, fa un controllo con una serie di esami di risonanza alla schiena, e hanno tutti dei fisio che puntualmente, dopo le prove, dopo le gare, eseguono una terapia per cercare di sciogliere un po' la schiena, perché la schiena è un punto molto molto delicato per i piloti, perché tu devi considerare che loro parlano di sedile, il sedile in realtà è modellato per avvolgerti, ma tu il sedere ce l'hai sulla scocca, tu quindi cioè di carbonio duro, sdraiato, cioè i piedi sono all'altezza degli occhi, tanto per darci l'idea di come sono seduti. Io sono sdraiati praticamente. Sono sdraiati, quindi tutti i colpi che prendi, ma anche quando prendi i cordoli, vanno sulla schiena. Però siccome lo sanno e comunque si allenano già da giovani, perché la cosa più dura fisicamente che c'è in assoluto è il go-kart, perché non ha ammortizzatori, quindi tutte le asperità dell'asfalto le trasmette al fisico, perché mentre in Formula 1 tu hai comunque la sospensione, per quanto ridotta nella sua escursione, un pochettino va ad attuire, no? Riesce ad attutire un po'. E invece quando arrivi in mondo, già nel kart, i piloti però del kart, diciamo, sei dagli 8 ai 15 anni, però i piloti già sono coscienti, c'è già una preparazione specifica. E poi non ti dico il collo, sul collo è incredibile. La cervicale, esatto. Poi vabbè, ci sarebbe da approfondire anche le emorroidi. Se uno soffre di emorroidi, ragazzi, non lo so come può. Esatto. A me è venuto in me se sei seduto sulla scocca. Però invece, cambiando discorso, un discorso un po' meno, come dire, sul ritorno di Ibra, Roby. Allora, come comunicatore, io questo da te voglio sapere, perché... Allora, io ti faccio una controdomanda. Se mi dicono che Ibra, e io sono certo che lo sia, è un grandissimo motivatore, no? Però io mi chiedo, scusa, ma l'allenatore cosa fa? Ci sono degli allenatori che ancora attualmente in servizio, che sono noti perché il gioco alle loro squadre non l'hanno mai dato un gioco, sapete bene a chi vi riferisco, però è un gran motivatore, è un gran motivatore. Per caso inizia con la J e finisce con José Mourinho, non lo so, lasciamo sospeso. Potrebbe essere, no, diciamo, allora, attenzione, questo non è, voglio dire, tanto di cappello sotto certi aspetti, però tecnicamente io non ricorderò mai Mourinho per il gioco che ha dato alle sue squadre, però sentendo anche i calciatori che ha avuto, quindi testimonianze dirette, emerge che è una figura che sa tirar fuori il massimo, cioè un gran motivatore, riesce a trasmettere, non sempre, però in passato in qualche occasione è riuscito veramente a spremere il massimo dalle sue rose, al punto che poi l'anno dopo poi puntualmente non ha più fatto niente. Però questo aspetto qui, mettiamo che questo sia un po' anche una capacità che ha Ibra, ma mi chiedo, l'allenatore non ce l'ha? Cioè, io la vedo come una delle caratteristiche che deve avere chi gestisce un gruppo, non so, correggetemi se sbaglio, ma può darsi che ci fosse una carenza da quel punto di vista, e magari pensano di compensare con la presenza di Ibra. Sicuro non passa indifferente, se tu ti alleni e c'è lì a bordo campo Ibra, sì, diciamo che non è anche per la stazza, dici, non passa, sì. Non è che non lo vedi, ecco, diciamo così. Sarei tanto curioso di capire e di sapere come ha reagito Leao quando ha saputo che tornava Ibra, no? Perché c'era, io mi ricordo anni fa, un'intervista a Ibra, diceva: io sono riuscito a motivare tutti a parte uno, Leao. Poi però Leao, devo dire che l'anno dello scudetto ha dato il suo contributo comunque. Poi Ibra però è tosto, da quel ha fatto una crescita pazzesca. Ditemi voi, ragazzi, altrimenti cosa è venuto a fare? Io penso che a livello di autisti ci siano già posto, a livello di stampa anche, catering, non ho dubbi, cioè, ma quello, sai, Roby, chi vivrà vedrà, perché lui ancora a Milanello non si è visto, perché in questo momento ha l'influenza, vediamo, sicuramente quello che tu a dici meno che, ragazzi, a meno che lui non possa anche un po' a sorpresa magari essere una figura da utilizzare
quando approcci nuovi acquisti, quando punti qualcuno, sai, se tu fai un colloquio, magari un primo colloquio con una nuova società, in questo caso il Milan, Ibra potrebbe anche essere uno che ha delle connessioni, potrebbe avere un ascendente. Lo sto ipotizzando. Però Roby, scusa, quello che mi domando io è: in questa situazione a quel giocatore viene prospettato di giocare nel Milan, cosa c'è di più grosso del Milan? Perché devo avere Zlatan Ibrahimovic per convincerti a venire in una delle squadre più blasonate del mondo? Ma noi stiamo supponendo, ragazzi, perché cosa mi dice? Allora mi vuoi convincere che Ibra lavorerà all'ufficio stampa? Sarebbe il top comunque, all'ufficio stampa Ibrahimovic, bellissimo. Voglio vedere quando uno scrive una cartatina che suona il telefono e cazzo scrivi. Esatto, si chiama, arriva una telefonatina di Ibra, io penso che insomma potrebbe essere anche quello. Sì. Insomma, io ti dico, quando ho letto la notizia mi sono fatto esattamente le stesse domande che vi state facendo. Fermo restando che sentire che rientra in società una figura come Ibra a me ha fatto piacere, certo. Poi superata la prima reazione mi sono chiesto, ma che ruolo avrà? Ecco, quattro insieme ne avrà, però vabbè. Comunque fatemi salutare Enrico Silvestrin che torna a trovarci, che ci sta seguendo in questo momento. Roby, l'ultima prima di lasciarti andare, sarà che siamo dei romantici, ma vedere il gol di Simic nell'ultima partita, i suoi genitori che si emozionano sulle tribù, è questo il calcio, è questa l'emozione del calcio che non tramonterà mai. Sono assolutamente d'accordo con te, meno male che ci sono ancora queste storie, perché se diventa una scienza esatta, ragazzi, perde tutto il fascino, ma è quello anche che si sta cercando di tenere vivo anche nel motorsport, no? Ci sono delle storie. Io vi consiglio una cosa: se avete poi visto che è Natale, dopo aver visto Una poltrona per due, giusto, tassativo, se avete l'account su Disney Plus, c'è un documentario fatto da Keanu Reeves, l'ha fatto proprio lui, eh? C'è lui che il signor Matrix, tanto che dice, e ha raccontato la storia della Brown GP, che è una squadra che è vissuta un anno, era di Ross Brown, che ha vinto il mondiale con Jenson Button e a fine anno hanno venduto la Mercedes, quindi è diventata Mercedes. Ora, per chi ama delle storie romantiche, vada a vedere come una squadra che a novembre era fallita, bisognava portare i libri in tribunale, si è ritrovata poi esattamente 12 mesi dopo campione del mondo. Per me quella è una storia bellissima. L'andremo a recuperare, vedere. Grazie per i consigli, Roby. Se non ci sentiamo prima, molto probabile, ti abbracciamo, ti facciamo gli auguri veramente di buon anche Natale. Voi, e buona. Meno male che la Serie A si è accorta che si può giocare anche nel periodo Natale. Esatto. Male, con circa 10 anni di ritardo, meglio tardi che mai. Esatto. Ciao Roby, ti abbracciamo. Ciao, buon Natale, buon anno. Allora, giustamente Enrico Silvestrin fa notare che riusciamo a far saltare le partite anche a Senior Advisor. È bastato diventare Senior Advisor a Ibra per saltare, per infortunarsi. Allora, da questo momento telefonate aperte, abbiamo una ventina di minuti, qualche cosa più sulla storia romantica. Mi è venuto in mente, perché io faccio sempre i collegamenti col tema della musica, cioè, visto come sei popolato. Ruggero dei Timidi, Una storia romantica. Vabbè, chi vuole mi ha capito. Allora, intanto che aspettavo le prime chiamate, io avevo questa domanda da farti. Lo sai che ho detto oggi parleremo anche di musica, perché la domanda che ci facciamo tutti è: tu quando hai preso in mano il primo strumento? Piccolo, avevo 4 anni, penso. Ah, subito, sì. Perché avevi una cosa dentro, cioè. Ma c'è un momento in cui hai deciso che questo sarebbe stato il tuo lavoro? Che... Pare di sì, che ero piccolino, avevo sempre 5, 6, 7 anni, non lo so. E quando ho scoperto che potevo andare a studiare il flauto tipo a mezzanotte invece di andare a letto, da lì ho cominciato a fare sul serio. Ah, perché mezzanotte, scusa? Così, o a luna di notte, insomma. Ma perché? Tardi, che potevo andare a letto tardi. Sì, però, allora, chi è genitore come me sa che una delle torture più grandi è quella di sentire figlio suonare un flauto, no? Ma si vede che i miei sono...
erano d'accordo così. Comunque la domanda vera non era questa, era questa. Io non ho mai imparato a suonare perché ho sempre pensato, sai, una volta, adesso i giovani qua non trombano più, però sì, una volta buongiorno. Si andava in spiaggia, falò. Una schitarrata, eccetera. Però chi suona resta lì a tenere un po' l'atmosfera. Cioè questa l'atmosfera era la tua domanda. Sì. Cioè la tua domanda. Quindi, era questa: chi suona tromba meno degli altri alla fine. Io sono in flauto prima di tu. Perfetto, ne rispondetevi da solo. Non lo so, voi, nessuno aveva questa curiosità? Non penso. No, non lo so, scrivetelo. Intanto abbiamo il primo ascoltatore. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Wesley. Oh Wesley, ciao, allora Wesley. Sai perché ci chiamano Wesley? Perché da Riccione, da Rimini. No, non le, per quello le tedesche, no, sì, tutto, anche, no? Perfetto Wesley, sei stato additato a questo perché ha una, sta seguendo la tua fidanzata Wesley? Non ce l'ha più dopo questa affermazione tua. Perché ha studiato scienze motorie e dice che lui in 5 anni di università non ha mai letto la parola cos'è che era? Crampiforme. Oh, mai studiato? Nessuno. Mai sentito crampiforme, ma veramente. Neanche al corso che ho fatto poi dopo da massaggiatore sportivo. Crampiforme non si è mai sentito. Ma infatti mi ha fatto veramente, veramente ridere. Scusa Wesley, intanto ti fermo un attimo perché chiedono se Fabio ci può fare un la tauromachia. Te lo ricordi quando scusami che... Te lo ricordi? No. Ma sì, dai, chi è che era che faceva la tauromachia? Come si chiama quel personaggio? Vabbè, Wesley, vai. No, niente, comunque vuol dire. Scusa un attimo, ma una tauromachia non si nega a nessuno. Ah, la tauromachia. Vedi, così mi piace così. Aveva il bicchiere di brandy che te ne aveva. Ah, la tauromachia. Vabbè, vai. Niente, ho vissuto l'esperienza di sentirendo che parlavo di emorroidi mentre non ho parlato di emorroidi. Io mi sono fatto interprete di tutti quelli che ci seguono. Sono dei tipi di infortuni che sono, ad esempio, un calciatore può giocare con le emorroidi? Probabilmente sì. Nel frattempo stavo mangiando la bracciola. Non è stato, dici. Certo, sì. Sì, tu dici, cioè tu hai dopo le 13:20 quando tagli il primo. Allora, questo non ci avevo pensato, devo dire la verità. È vero, era Guastardo, si chiamava quel personaggio. È vero, non ci ho pensato, chiedo scusa a tutti quelli che stanno mangiando in questo momento. Sì, che hanno finito dopo. Sì, che hanno lasciato lì probabilmente. No, abbiamo già digerito, lo so, anche digerito nel frattempo. No, niente, la cosa seria era, niente, secondo me, ho scritto che prima, sai, il Milan ha perso un po' il fascino che di cui parlavi prima, vengono a Milan, dovrebbe essere quello di motivo. Non so poi come la vivono i calciatori, la misticanza del Milan, cioè ancora come una volta, se non è come una volta, onestamente, secondo me no, però poi sai. È chiaro che non è così. Però è chiaro che oggi se arriva il City e il Milan, probabilmente uno sceglie il City, Marco, no? Che dici? Temo di sì. Una volta non avrebbe detto cos'è quella squadra lì azzurra. Però esatto. È anche vero che hai di fronte il Milan. Cioè tu scegli perché per Zlatan. Allora abbiamo un problema. Se tu vieni a Milan per Zlatan Ibrahimovic è un problema. Sì. Non ho capito, anche Morgan. Perché avevamo Maldini, se dovevamo funzionarla così, poi cioè non è che era uguale, cioè nel senso. Sì, sì, no, no, beh, è chiaro. Una cosa più o meno che faceva lui, dai, dava quella figura. E comunque niente, questo. Va bene Wesley, grazie. Ciao Wesley. Salutaci tuo amico con le emorroidi. Sì. Perfetto. Ciao. Perfetto. Ciao Wesley, ti abbracciamo, buone feste. Da Lunch Press si esce single e senza finire il pranzo. No, di vabbè, solito, dai, grande. Abbiamo mangiato noi. Sì, devi mangiare prima. Cosa? Va bene. Oh, raga, so fare due cose alla volta. Non è vero, non stopperai tutto. Purtroppo. Male, però le so fare. Edo, posso dire una cosa? Comunque, due. Parliamo di Milan. Prima quando Kinghero parlava di Le Mans, Singapore, sì. Mi ricordava tristemente i posti dove adesso andremo a giocare in Europa League. In Europa League, Singapore. In vabbè, realtà andremo ma Ren. Andremo a Ren, poi vedremo. Perché scusa, tu dove vai a suonare ad esempio? Io? In giro. Tra l'altro, ma dico una cosa, io per esempio ho fatto il solista in tante sale importanti, anche ai Berliner, eccetera, però stare qui con Silvestrin che ci ascolta, con Lance, eccetera, è tutto un'altra cosa, va sicuro. Sì, tu sì. Dici, cazzo, ho studiato una vita, sì, poi sono venuto qua a Lance. Infatti. Ciao, come ti chiami?
Ciao ragazzi, sono Antonio. Oh, allora, scusa. C'è Gab perché dice non esagerare, sai fare una cosa e male. Allora, l'idea non è mia dietro la copertina di oggi, sì, ma è una grande citazione di quest'uomo al telefono che l'altro giorno, non la diciamo tutta, però sì, insomma, mi ha dato lui l'ispirazione, l'avvocato Gatta. Buongiorno, buongiorno avvocato. Buongiorno, avevo chiamato appunto per chiedere, cioè qui c'è una chiara violazione del mio copyright. Ah, cioè noi ci volevamo fare difendere da te e invece ci querela. Io faccio una diffida ora. Perfetto. Direttamente. Incredibile. In diretta? In diretta, così, capito? Senza darvi nemmeno un termine per adempiere. Ma cioè, io volevo leggere poi un giorno, Anto, il nostro scambio dell'altra sera, perché l'ho fatto leggere, poi un po' di gente ci siamo veramente ammazzati. Perché... Vabbè, quella cosa delle distinte, in effetti, oh, guarda, che io non è vero, ma ci credo, però vabbè, lasciamo fare. No, perché io prima della partita mando un po' di gente, eccetera, in anteprima quelle che sono le formazioni. L'altro giorno Anto mi scrive e mi dice ma non è che poco porti un po' sfiga che tutte le volte che giri, e sei andato a vedere la prima volta che ha ricostruito tutta la roba, è andato a vedere che a febbraio, allora io gli ho mandato un messaggio di diffida, caro avvocato, sì, la diffido adesso non mi ricordo, ed è partita questa discussione di carte bollate. Comunque le ho depotenziate, capito, riconoscendole, le ho depotenziate, hai visto, abbiamo fatto due vittorie consecutive, è vero, diciamo che quindi piano piano, però non è, comunque alla fine non cambia niente, tanto se ne rompono tre a partita prima. Ma Anto, secondo te è vero? Ieri stavamo commentando questa cosa e c'è qualcuno che ha detto, ma guardando in faccia i giocatori, prima di calciare, sembra quasi che hanno paura di rompersi. Ma secondo me sì, cioè anche Teo Hernandez, guarda come scatta, non scatta più come prima, faceva gli sprint che si faceva a 100 metri in 10 secondi, adesso secondo me quando devono accelerare un pensierino, anche involontariamente, ma lo fanno, visto che comunque la stagione è lunga, ci sono gli europei a fine anno, adesso comincerà il problema che si dice sempre dei nazionali che hanno timore poi di non poter rispondere alla convocazione. Se tu fossi un giocatore del Milan non lo faresti sto pensiero? Io sì, sinceramente, visto che vedi che cadono come in guerra uno dietro l'altro. Ma poi Antonio, neanche infortuni leggerissimi a volte, cioè lascia perdere Kier che... Caspita, Pobega è uscito sulle sue gambe. Ma adesso voglio vedere, cioè chissà. È uscito con le sue gambe e poi è morto, non ho capito cosa è successo. Esatto. Quella cosa lì non l'ho capita. Esatto, cioè non si capisce, siamo passati dal problemino dalla distrazione adesso al tendine, all'amputazione della gamba, è una cosa veramente esatto. No, ma è imbarazzante, però pare che stanno cardinale, oggi ho letto, si è arrabbiato, finalmente si è capito che è un problema che non è dovuto al numero, è contrariato. Sì, no, io sono bello incazzato invece. Questi usano questi neologismi tipo crampi. Ma l'hai letto? Scusa, dai. Peggio degli avvocati sono. Perfetto, salutiamo Antonio dopo la diffida. Crampiforme è super cazzola, è una super cazzola, dai raga. Crampiforme è una super. Tutte le diffide minuto per minuto si suggeriscono un nuovo format. Una rubrica. È vero. Va bene. Ciao Anto. Da Crampiforme vi saluto, vi diffido, mi raccomando. Perfetto. Applico a proposito di supercazzo, l'anatocismo. Va bene, non so cosa sia, una parolaccia. Ci fai chiudere il canale. Crampiforme, però legalese. Legalese. Ciao, bene, ciao Anto. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Sul banco degli amputati. comunque c'è Sedov che ci manda un messaggio su Marco Scorticati. Oh sì, infatti volevo fare complimenti io per questo nuovo ospite che avete portato. Io ho guardato tutti i film di Fabio De Luigi. Un attore bravissimo. Raga, non è Fabio De Luigi. Però lo sta scrivendo tutti, c'è incredibile. Sì, beh, lui però giustamente si applica. Mi controllate la PEC se è già arrivata la querela Fabio De Luigi o se possiamo andare avanti a fare questa gag. Vuoi prendere l'ascoltatore? Dai. Ciao come ti chiami esatto. È difficile. Pronto? Pronto? Oh, pronto? Sì.
Antonio Buono. Antonio Buono. La 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 la. Antonio Buono. Oh, stavo dicendo, oggi Antonio Buono non chiama, io non finisco la trasmissione, non chiudo la trasmissione. Sì, sono qui forzatamente, ho le catene. Cosa ha mangiato Antonio Porro oggi? Tutto il mondo si sta chiedendo cosa ha mangiato Antonio Porro oggi. Allora, oggi cosa ha mangiato? Sì. Sì. Allora, per secondo ho mangiato robiola e spinaci. Beh, leggerini. Insomma. Sì. E per primo manco, non mi ricordo. Come no? Ecco come perché no? Sei partito dal secondo. Antonio, ancora hai mangiato? A che ora hai mangiato? Che ora mangi di solito? Benedetto è il signore. Mezz'ora fa. Ah, mezz'ora fa? Non ti ricordi cosa hai mangiato? Vabbè, i tortellini. Vabbè, mo mi sono ricordato, permette. Oh, bravo, bravo. Ma invece a Natale, Antonio, qual è il tuo menù di Natale? Natale, che non lo so. Chiaro. Chiaro, giusto, ciao, giusto. Antonio, ci abbracciamo. Ciao Antonio. Ciao, ciao anche a te. Ciao, ciao. E dalle grotte di Frassassi, come scrive Wesley, è tutto. Ciao. Grazie. Vabbè, quindi è da ripetere secondo te questa esperienza a Lancia? E perché Marco? Proprio no. Oh, grazie Dennis Bianco Camel. Incredibile. Abbonato per il primo anno. Anche voi, raga, potete farlo. Beh, era chiarissimo. Era chiarissimo, scusa. Era chiarissimo. Buon Natale. Anzi, sì. Io ho preso spunto dal pranzo di Antonio. Penso ma di rifare il dinner. Cosa mangiate voi a pranzo di Natale? Che adesso avvicina, ragazzi, manca poco. Poi c'è Natale, quindi vi dobbiamo già augurare le buone feste. Ma Natale è inteso come? Che so. I terroni in Natale allora, sono aspetta. Tre giorni, allora, non è il 25. La domanda è Natale inteso come? Cioè, come puoi Pasqua. Interpretare inteso Natale? Inteso che giorno? Inteso Pasqua. No, sono tre giorni il Natale, sì, che ecco, ne so. Dimmi quei tre giorni, no, non lo sai ancora? Cioè di solito, non so, quello 24. Che, ti posso dire quello che cucinerò io il 25, penso di fare le lasagne, l'arrosto e poi una serie di antipasti. Il punto è arrivare sobrio al pranzo, perché lì, ti svegli, inizi a cucinare, no, ma pensa che io tra l'altro barcollante, poi ci sono i parenti, inizia a fare una serie di gaffe, di domande. Sì, inizia a fare un lunch press, ma con un uditorio diverso, che è i tuoi parenti, che è un po' che non capiscono le battute, non gli piacciono tantissimo quella a sfondo sessista. Sì. E l'ultima volta mio zio non l'ha capita quella della chitarra. Sì, del... sì. E infatti non viene più a Natale. No, mia zia non ha apprezzato quella del flauto. Marco mi ha detto: fai questa battuta del flauto, che vedrai, va un casino, eccetera. Querelato. Vabbè, dai, raga, vedete che a questo quesito, ma quale? Questa del Natale. Raga, oggi siete così neri che vedo solo teste volare. Ma il mio è blu, però, cazzo, il suo è verde. È verde. No, è grigio. Nero sbiadito. Ah, è nero sbiadito. Sì, grigio, è nero. Invece oggi partiamo così, menino ubriaco dal 26/12 dell'anno scorso, sicuramente da questa domenica. Quest'anno abbiamo deciso di fare cene di Natale ovunque. Eric dice: lasagna arrosto, così da mettere tutto in forno e massacrarsi il prosecco. No, zio, perché io l'arrosto lo faccio in padella. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, oggi siete in tre, il numero perfetto. Sono Franco da Trieste. Bravo, Franco, soprattutto in amore, Franco, non mi deludere. Siete il numero perfetto, tre. Soprattutto in amore, Franco. Ricariamo. No, come? In amore, no? Il numero perfetto. Due donne e un uomo, solito. L'ha detto Franco. Solito. Abbiamo detto una banalità, però, raga. Insomma, non è che dobbiamo farla passare come. Allora, faccia come normale. Vabbè, perfetto. Va bene. Ascoltatemi, io sono un musicista di quelli ancora in. Vero? Diciamo, anche se ho 76 anni, ma giro ancora. Che c'entra? Ma no, perché poi io lo faccio per passione veramente, perché non è più una questione di lucro, i miei soldi mi sono guadagnati e lo faccio per passione, perché è bellissimo girare il mondo. Adesso sono qui in Europa, non è che giro più il mondo, ho girato dappertutto, però posso ma tu dirvi, che suoni Franco? Io sono cantante, chitarrista, poi suono, ma io se devo comporre qualcosa mi aiuto con la tastiera, non lo suono dal vivo, però chitarrista, poi... se poi gli strumenti, ma ascolta, la chitarra, l'hai sentita la mia teoria di prima sui falò e le chitarre?
Cosa? Scusa. Dico, chi suona la chitarra al falò in spiaggia, poi è l'unico che non tromba, Franco, o no? Guarda, e là volevo arrivare, aspetta. Allora, avete, you haven't seen nothing yet, non avete ancora sentito niente. Allora, ascoltate, qua... Noi chitarristi abbiamo la praticità di avere lo strumento sempre con noi, perché il piano te lo porti dietro, ti ammazza, capisci? Almeno che lo sei. Un certo. Ursus della situazione. Vai con la chitarra, su delle persone attorno, si fa magari la mangiata delle sardine in spiaggia, perché io ho una casa a Marbella, no? Quest'estate tutti a Marbella, raga, a casa di Franco. Tutto l'Ashpress a casa di Franco. Paolo il mondo in Marbella, ogni mañana, o spero l'aeroporto che non vado mai. Avete capito? Bon, sì, ci vediamo mattina all'aeroporto. Tu suoni, ti fai quello che vuoi, forse una canzone di Elvis Presley, come puoi fare le canzoni che fanno loro, le canzoni tipiche la sevigliana o canzoni spagnole, che gli spagnoli giocano. Poi ci sono anche i turisti. Ma Franco, non ho ancora capito se tromba o no, arriva sulla chitarra. Fa posta a non rispondere. Noi tiriamo la serata, facciamo bene tutto quanto. Quello che resta. Ok, vabbè. Robe, madone, alla fine della storia. Corteggiamento. Con le pive nel sacco, noi dovevi trombare, te sei trombato nessuno. Ecco la risposta, Franco, perfetto. Perché la donna è tremenda. La donna adesso non ci fate farci litigare. Qui abbiamo. Ti vorrebbe la donna, ti guarda, ti vorrebbe solamente che non sa, non può farlo perché c'è il fidanzato che Vale sia per le donne. Questo vale sia per le donne. Il chitarrista per le donne. Solo scrivono. Carabiniera a fianco che la controlla, dai, non puoi fare nulla. Vabbè, ma ci sono anche quelle non fidanzate, Franco. Sì, segnalo, qualche volta si va si va a dama, come si dice, no? Perfetto, Franco, perfetto. Avete notato intanto Fabio che sta sempre più andando giù. Il nostro Fabio che sta sempre più prendendo le distanze ha lasciato qui l'involucro del suo corpo, ma la sua anima è da un'altra parte. Ma scusa Franco, aspetta. Prima Marco ci stava dicendo che lui capita spesso al Berliner. Lui è suonato al Berliner. Berliner perché è a Genova il Berliner. Comunque, quando ha suonato a Berlino ha detto che gli hanno lanciato quelle delle prime file, gli lanciano i reggiseni. A te hanno mai non so se l'ha detto. Effettivamente salutiamo la fidanzata. Io ho capito questo. Ma a te l'hanno mai lanciati, Franco? Ma guarda, ai tempi d'oro, che non sono quelli recenti, perché ero un po' più giovane, mi sono trovato tante situazioni, al limite quando ero sui palchi grandi, e sotto il palco c'erano tante ragazzine, tante belle donne, insomma, caro mio. Perfetto, Franco. Sono sfilate in passerella, ti preoccupare. Perfetto. Le ho viste di tutti i colori. Ma ragazzi, io sono andato dappertutto il mondo, dappertutto le parti. Ma Franco, dove sono più calienti le donne? In che zona? Si può dividere per ascisse, per come si chiama? Latitudine e longitudine. Ci puoi dare il punto esatto? Per vivere in pace, fai vivere nel Tibet. Le donne tibetane, cioè questa là è... No, le tibetane sono solo i tibetani che fanno il Shaolin, allora è un casino della Madonna. E se vai invece per goderti la vita, un posto migliore, uno dei migliori è il Caribe, Dio, è nelle Antillas. Le Antille, ragazzi. Registriamo. Anche in Sud America, gli argentini sono le donne più belle del mondo, insieme alle venezuelane, io penso. Ah sì? Mamma mia, sta entrando in un tunnel difficile. Sì. Secondo me le italiane sempre, Marco. Ma è bello quando prendi il salto delle Antille perché lo arrotolano sulle cosce sudate. Cosa? Alle Antille. Aspetta, Franco. Se ci vai un attimo, sennò non. No, dicevo, nelle Antille, eccetera, nei Caraibi, che arrotolano i flauti, li girano sulle cosce sudate, come nei sigari. Vabbè. Prenoto un biglietto per il Tibet, dice. Ragazzi, ma è per quello che si gira sempre con l'asciugamano, si asciugano le cose. Franco, grazie, ti abbracciamo. Un abbraccio, ciao. Buon Natale. Anche a te. Feliz Navidad a te, Franco. Ciao ragazzi. Ciao. Vogliono un recap regia per i consigli di Franco.
Anche tu sì, fa complimenti a Gazze. Esatto. Franco, nuovo allenatore del Milan, lo vuoi? Ti piacerebbe Franco, nuovo allenatore? Una meraviglia. Beh, guarda, può essere. Allora, raga, per chi si forse perso, cosa abbiamo approfondito oggi, Leo, ad esempio? Perché lo devi chiedere a me, ma non ho capito. Mi sono distratto, cosa... Chi non ha, per chi non avesse emorroidi, allora, nella scaletta c'è scritto sciatica, ren, emorroidi, infortuni. Questo è quello di cui abbiamo parlato di oggi, oggi. Ed effettivamente quindi è vero. Per chi se lo fosse perso, adesso esco. Salmi dice titolo per sì, questo. Infortuni, sciatica, emorroidi. E con questo direi che oh, raga, domani vi sto cucinando. Non ve lo dico. No, vabbè, incredibile. Io vabbè, lo dico, non so se mi querelerà se per il modo in cui lo dico. No, non ci ha ancora dato l'ok, però ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Va molto per, sì. Si può dire va molto per la maggiore in questo momento, sì, sui social. È qualcosa che riguarda tipo, entra, non entra, basta. Questo è tutto. Vabbè, Marco, se dovessi dire in due parole com'è stata questa puntata. E perché proprio emozione. Vi querelo. Bellissimo. Vi querelo di sicuro. Sono due parole. No, un'altra cosa, io volevo il bicchiere da ciupito, invece guardate cosa. Sì, cosa hai dato? Ridicolo. Sì. Però è la dimensione reale, cioè tu dal vivo lo vedi. Gli ospiti così. Vabbè, ma oh, ci sono delle gerarchie. Io non lo faccio per altro, lo faccio per rimarcare le gerarchie. Io vorrei bere in un... È la legge della L. Sì, occhio, perché io ci vivo di questa legge. Attenzione. Ci fai fallo, non cado, eh? No, vabbè. You know. Vabbè, dai, raga, è finita qua. Per chi vuole sentire parlare di calcio c'è il talk alle 16. Grazie a Morgan in regia, grazie a Leonardo Menini. Ciao a tutti. Grazie a Marco Scorticati. Grazie a tutti. H, Voice Fluke. Voice flucht, tedesco. L'ultimo era per Kung Fu una volta, poi. Ah, ok. Rimane voice per gli amici. Sì, comunque, grazie a Roberto Kinkero, Daniele Sporchi, a Gianluca Docimo, ma soprattutto a voi. Ci vediamo domani alle 13. Ciao raga. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora, come tutti i giorni, ore 13. We'll be right back.